Salve a tutti cari e care, benvenuti qui dalla vostra Erichioba! Eccoci qua cari e care, allora, inizio struccata perché ho pensato che iniziare con il look fatto, cioè mi devo mettere tipo in bianco e nero per mezz'ora, quindi non mi piaceva. Se vedo un calo delle visualizzazioni pazzesche è perché probabilmente avete bambini e magari questi ultimi si impauriscono e non dormono più. Invece, se vi può andare bene lo stesso, fatemelo sapere qui sotto in un commentino. Allora, entriamo subito nel video. No, entriamo subito nel vivo di questo video, non nel morto. A volte io veramente intrattengo me stessa con queste battute di altissimo, altissimo spessore. Allora, One Brand Challenge, rullo di tamburi, Wave Makeup. Piccola premessina, il video è in collaborazione con il brand che gentilmente mi ha inviato tutto. Infatti io volevo proprio iniziare con gli ingredienti, proprio stile ricetta, cioè vediamo che cosa abbiamo del brand a inizio video e poi che cosa sceglierò di utilizzare. Mi piaceva dargli questo twist stile ricetta. Allora, tengo a precisare che le One Brand Challenge sono appunto questi video in cui testiamo un brand solo. Questa è la loro natura e vediamo appunto cosa c'è di buono, cosa c'è di meno buono e soprattutto se viene fuori un bel look. Ecco, quindi anche se un video è in collaborazione con un brand, io accetto solo ed esclusivamente collaborazioni con brand che proprio mi accettano la clausola "io dirò in video quello che penso". Ci tenevo a dire questa cosa perché voi pubblico siete i protagonisti per quanto riguarda il mio canale, le mie produzioni. Di conseguenza io voglio essere estremamente trasparente con voi. Io davvero, vi assicuro, ho anche filmato delle One Brand Challenge che poi non ho pubblicato perché al brand non andava bene appunto che io avessi detto qualcosa di non bello, ecco, e quindi il video semplicemente ho preferito, diciamo, non fare pubblicità, nel senso che io ritengo proprio che lo spirito delle One Brand Challenge debba proprio rimanere questo, cioè sincerità, trasparenza. Di conseguenza io sono molto felice quando un brand proprio mi dice "guarda, assolutamente noi ti inviamo tutto e tu di quello che pensi". Così è accaduto con Wave Makeup, di conseguenza oggi proviamo tutto quanto, perché alcune cose le ho già provate, lo sapete se mi seguite su Instagram, altre invece non tantissimo, ecco, quindi questo video è proprio ad hoc. E sono contenta soprattutto perché la serietà dei brand si vede anche subito da questi punti di vista qui, cioè se un brand non accetta le critiche, la loro etica non è sin dal principio trasparente, quindi personalmente già mi piace meno. E quindi bando alle ciance cari e care, cominciamo subito, quindi Wave Makeup, eccoci qua. Ho ricevuto anche tre pochettine, io sto utilizzando questa qui nera perché personalmente adoro il nero, ma ce l'ho anche bianca e rosa, adoro. Iniziamo subito con gli ingredienti, vediamo cosa abbiamo di Wave Makeup così da appunto pensare ad un look. Allora, qui abbiamo un'acqua micellare, la Pureness, eccola qua, che dice di struccare, detergere e purificare per tutti i tipi di pelle, viso, occhi, labbra. Benissimo. Quindi la utilizzeremo per pulirci il viso prima di iniziare il make up. Poi vediamo cosa abbiamo dentro la nostra pochettina. Allora, vado random, Magic Volume Mascara di Wave Makeup, eccoci qua. Poi ho dei rossetti liquidi che proviamo sicuramente perché i rossetti liquidi di Wave sembrano essere molto buoni e ben recensiti. E poi delle matite sia occhi che labbra. Ta-da! Quindi cercheremo di fare un look anche con matita. Poi io qui ho due palettine, due travel palette magnetiche. Allora, la prima è di correttori, eccoci qua. La seconda invece è di questi tre colori qui. Quindi adesso pensiamo bene bene ad un look. Il fondotinta, di questo vi ho già detto che cosa ne pensavo, e la cipria, la Velvet Powder. Non vi spoilerò se non sapete ancora che cosa ne penso, perché quelli li ho provati veramente a fondo. Diciamo che molto spesso io tendo a provare a fondo di un brand fondotinta, ciprie e rossetti. Ecco, queste sono le cose che io provo di più. Soprattutto la base cerco di farmi un'idea settimane prima, perché secondo me, diciamo, dare una prima impressione per quanto riguarda i prodotti base viso, secondo me, non ha nemmeno tanto senso. Poi abbiamo anche due blush, uno più chiaro
e una invece più pescato. Allora, innanzitutto vorrei provare a fare una cosa. Allora, metto il mascara e vediamo se funziona bene l'acqua micellare struccando anche il mascara, dato che dobbiamo davvero metterla alla prova un brand. Ho fatto passare 5 minuti per far sì che il mascara si asciugasse. Vado di acqua micellare e proviamo a toglierlo e vediamo com'è. Così scopriamo subito se è anche un prodotto che brucia gli occhi, dato che c'è scritto che si può utilizzare per gli occhi. Non brucia assolutamente. Cioè, proprio sto anche un po' sfregando. Mascara tolto, ottimo. Come prima impressione, quest'acqua micellare direi che ci piace. Difatti la vado a mettere, la vado a passare anche su tutto il viso, perché sono uscita, quindi tolgo tossine e quant'altro. Stavo dando un'occhiata all'INCI, è veramente ottimo. C'è acqua, poi c'è del glucosio, c'è argan oil, glicerina e non c'è alcol. Vi lascio tutte le informazioni dei brand che io provo in queste One Brand Challenge qui sotto in info box, e che trovate anche un promo code se vi interesserà qualcosa di questo video, con appunto un mio codice sconto riservato a voi. Lascio tutto in info box così non ve lo perdete. Concludo dicendo che lascia un buon profumo di pulito proprio sul viso. Intanto volevo leggere un pochino come si presenta il brand online. Allora, un brand giovane e frizzante che unisce l'innovazione alla sensualità per far vivere un'esperienza unica alle proprie clienti, viaggiare attraverso i colori. Infatti tutte le palette sono pensate per essere travel size, e questo ci piace, io sono una senza tetto, quindi. La scelta delle nuance vuole rompere gli schemi della tradizione e offrire la possibilità di avere un prodotto di ottima qualità ad un prezzo accessibile. L'identità di Wave Makeup è radicata nei valori del Made in Italy. Ok, andiamo con... direi i correttori, cari e care. Per quanto riguarda i correttori, sapete che io non sono un amante dei correttori grassi, ma diciamo dai 26 in poi li ho preferiti liquidi, perché la pelle cambia, soliti discorsi. Prendo la mia spatolina, che è la migliore amica di tutti i miei allievi in MBA Academy. Sapete che non lo so, penso quello in mezzo perché è un po' più rosino, e lo appoggio sul dorso della mano. Questo ci aiuta sia a livello igienico, ma anche per scaldare un pochino il prodotto, che spesso, se sono così freddi, i prodotti grassi non performano bene. Ne prendo pochino e lo vado a picchiettare proprio sulla parte scura. E sempre con la spatolina vado a prendere anche quello più chiaro, e quello più chiaro lo metto verso la fine. Ok, allora potrete notare che è un pochino giallo per me, ma perché io sono proprio super super chiara. Adesso andiamo con il fondotinta. Allora, questo è lo Smooth Me Fluid Foundation, e vi spoilerò che mi piace tantissimo, perché questo appunto l'ho già utilizzato diverse volte e mi ci sono trovata veramente molto bene. Vado con il mio pennello della linea mia in collaborazione con Cosmify e lo applico. Allora, questo fondotinta mi è piaciuto tantissimo e ve ne ho parlato anche sul mio Instagram, dove vi invito a venirmi a trovare, a seguirmi, perché lì vi posso parlare di più prodotti e quotidianamente. Mi piace tantissimo perché l'ho tenuto giornate intere, giornate lavorative, e devo dire che è un fondotinta con una buona coprenza, con un'ottima texture e soprattutto, secondo me, veramente ideale per le pelli da normali a secche, perché dà proprio un glow particolare, cioè molto luminoso, e appunto mantiene l'idratazione. Quindi, per quanto mi riguarda, questo fondotinta è veramente buono e consigliato, dato che è anche low cost. Ecco, l'unica cosa delle colorazioni di Wave Makeup è che spero in futuro vengano ampliate, perché per carità, questo fondo per me va bene, ma forse non lo utilizzerei con una pettinatura del genere troppo alta, perché un pochino di differenza con il collo c'è. Adesso andiamo con la cipria, che è la Velvet Powder cipria compatta. La mia è Porcelain Popcorn, scusate, la numero 01, sempre con il mio pennello. E anch'essa è veramente ottima. Questa abbinata fondotinta cipria ve la consiglio se state cercando degli ottimi prodotti anche ad un prezzo vantaggioso, grazie al mio promo code appunto, perché performano molto bene. Cioè,
non ho trovato difetti, ecco, mi sono rimasti molto bene tutto il giorno con questo effetto di mantenimento e idratazione per l'appunto. Opacizza molto bene, senza alcun problema e, ripeto, senza lasciare la faccia comunque in carta pecorita. Quindi questi due prodotti, devo dire, già spoiler di questo video, sono i miei preferiti appunto di questo brand. E non è poco perché è difficile fare degli ottimi prodotti per la base viso. Nel frattempo, cari e cari, ho fatto le sopracciglia perché, se non mi sbaglio, non ci sono, o almeno io non ho ricevuto, prodotti per sopracciglia di Wave Makeup. Intanto, che cosa ne penso dei correttori? Allora, per essere dei correttori in cialda non sono per niente male, cioè ve l'assicuro, non sono proprio male nemmeno su di me che appunto non ho il contorno occhi adatto per questa tipologia di correttori, quindi spero che comunque si amplieranno come brand, proprio per il fatto che secondo me c'è una buonissima base. Sono veramente buoni perché secondo me hanno una media coprenza, un po' di alone ancora mi si vede, però sì, questa tipologia di correttori appunto in crema, come vi dico sempre, è un po' più utile a pelli e contorno occhi più giovanili. Non che io sia una vecchia babbiona, perché spesso mi dite: ma Erika, ma perché parli come una vecchia babbiona per l'appunto? Probabilmente è perché mi sento tale, ma è tutta colpa del mio contorno occhi. Adesso ci occupiamo degli occhi, evviva! Quindi vediamo un pochino. Io ho scelto questa palettina qui, eccoci, che è molto peculiare, devo dire. Ho fatto un sacco di look rosa ultimamente, quindi anche questo avrà una punta di rosa. Devo anche provare una matita e quindi andiamo di quella nera. Allora, intanto vediamo come scrive. Non volevo scrivere sopra i correttori. Ok, sembra morbida e abbastanza nera. E quindi volevo andare ad abbozzare un pochino una sorta di smokey. C'è anche quella marrone che effettivamente possiamo utilizzare al di fuori. Questa è una cosa che dico spesso in accademia. Quando faccio gli smokey, io consiglio sempre di abbinarli con un pelo di marrone, che poi magari non si vede nemmeno alla fine. Però che ci aiuta stile transition color, perché il nero sfumato da solo è un po' piattino come colore, no? Sfumo. Si sono sfumate molto 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 bene queste matite. Non so se notate questo grigio e fare una sorta di look metallico. Vediamo come esce. Che bello questo grigio. Ragazzi, questo grigio è bellissimo. Ragazzi, mi piace un sacco questo grigio, è stupendo. Adesso vado a prendere la matita marrone e qui sotto volevo provare a metterci il bronzo. Quindi facciamo appunto questo look metallico. San Valentino è già passato, ma potrebbe essere pensato come un look simbolico del mio San Valentino, ovvero donna di ferro, ma da qualche parte un po' di rosa ce lo mettiamo, così. La serie La Speranza è l'ultima a morire. Sfumo il marrone, la matita, che come abbiamo visto e come state vedendo si fa in 3 secondi, cioè sono matite che si sfumano veramente in maniera molto facile. Quindi andiamo a prendere questo bronzo. Allora, non spolverano questi ombretti, cioè sono abbastanza tranquilloni, se ne stanno al loro posto, abbastanza disciplinati e appunto si sfumano molto bene. Non vorrei risultare ripetitiva, ma io sono un po' un outsider di qui su YouTube, ovvero per me la prima cosa che devo vedere in un ombretto non è lo swatch che proprio mi fa fare una sincope o il colore super mega sparaflesciato. Per me, certo, è importante anche quello, cioè è importante che un ombretto scriva, capiamoci, perché se non scrive stile truss delle sagre dove andiamo. Però per me la cosa importantissima è che sia un ombretto che si lavora bene, cioè che sia un ombretto che si sfuma bene, che un colore può anche essere stupendo, swatchato così di primo acchito, e poi sull'occhio fa macchie, quindi cosa ce ne facciamo? Questo bronzo è bellissimo anche questo. È bellissimo, ragazzi, mamma mia. Allora, devo essere onesta, visti così non ti dicono granché. Indossati, se vi va venite a vederli anche in super macro sul mio Instagram, indossati sono molto molto eleganti e molto molto ricercati, cioè non so se concordate, fatemelo sapere qui sotto con un commentino.
Allora, ci siamo ripromessi di utilizzare il rosa, quindi vado e lo utilizziamo qui sul dotto lacrimale. Praticamente quasi non abbiamo fallout, solo devo andare semplicemente a pulire qui in fondo perché ho una forma dell'occhio proprio che è un po' stranoide, quindi devo tirarlo un po' su. Quindi cosa faccio? Prendo una spugnetta, il fondotinta e naturalmente ripasso la cipria anche qui sotto e voilà, così abbiamo pulito un look in 02. Molto bene, matita nera, bordo l'occhio, perché questo look voglio che sia un po' intenso e un po' di carattere, ecco. Quindi vado praticamente all'attaccatura delle ciglia e poi penso che metterò la matita anche all'interno. Allora, come potete vedere già da voi, scrive veramente molto bene. Io tengo il look sempre in serata quando filmo il video e quindi vi lascio scritto qui sotto il giorno dopo quando lo edito come sono rimasti i prodotti, quindi vi faccio sapere se è colata la matita, come ha performato. Un po' la sfumo con un pennello a penna. Eccoci qua, cari e cari, il look mi piace molto. Adesso vado appunto con il mascara. Mascara applicato, vi dico la mia, io vi ho già detto su Instagram che non è un mascara che fa un effetto stra wow, però siamo ben sopra la media. Scovolino, ve lo mostro subito, un po' troppo grande per i miei gusti, oramai mi conoscete, se fosse stato un po' più piccolino mi sarebbe piaciuto di più, ma questa è una questione mia perché ho l'occhio minuscolo, non si vede, però mi sento di farvi uno zoom per farvi vedere che comunque stratificato, perché io quando un mascara non mi convince al 100% praticamente faccio due passate, lascio asciugare la prima e do una seconda passata. Devo dire che il suo effettone a due passate lo fa. Ora, come contouring ho utilizzato la mia senza titolo numero 0, quindi la mia nuovissima Portrait Palette, che di Wave Makeup c'è solo una cipria scura che non ho. Quindi credo che debbano ancora produrre delle terre. Quindi attendiamo super fiduciosi. Però abbiamo i blush. Quindi tra lo 01 corallo e lo 02 mattone. Sapete che sono indecisa perché io vorrei andare di questo. Però questo secondo me è più in linea col look. Andiamo di questo. È più in linea col look. Quindi. Che bello. Sa di zucchero filato. Io adoro i prodotti per il viso che profumano, lasciate stare, cioè molto bello, secondo me ha fatto benissimo di utilizzare questo. Wow! Bene, allora, siccome non ci sono gli illuminanti, vado a scegliere il Wow Glow di Mesao da Milano, che è praticamente un super oro, e questo ci piace perché il look appunto è pensato per essere un po' questo metallico, no? Quindi abbiamo il bronzo, abbiamo l'argento, ci aggiungiamo l'oro con l'illuminante. Quanto riguarda l'illuminante di Mesauda è molto carino, però un pelo secondo me evidenzia i pori. Siamo arrivati al punto rossetto, non penso che metterò il rosso perché secondo me con questo look sni, non lo so. Bah. Cosa dite? Andiamo giù di matto e ci mettiamo il rosso anche se c'è il rosa? Matita. Vi scrivo qui come si chiama perché mi è partita l'etichetta. Ed eccoci qui, cari e care, look completato. Devo dire che sono piuttosto contenta di aver scelto il rosso perché rosso e rosa molto spesso non si sa se vanno abbinati, se stanno bene o fanno a cazzotti. In realtà, comunque il rosa è sempre una gradazione del rosso. Quindi in realtà, svelato l'arcano, possono stare anche bene, l'importante è ovviamente come sempre se vi sentite a vostro agio e come si portano le cose. Per quanto riguarda i rossetti, come vi dicevo, anche questi ho voluto testarli settimane addietro per darvi un'opinione completa in video e devo dire che sono dei rossetti molto particolari perché la prima applicazione non vi risultano. Hanno un'applicazione un po' particolare, non sono estremamente cremosi, estremamente
liquidi, cioè sono un po' pastosi, ecco, potrei riassumere così. Ma una volta che li avete messi e che si asciugano, sono molto confortevoli e molto a lunga durata. Quindi diciamo che la prima impressione può un po' deviare. Io li ho tenuti appunto 8 ore in classe in MBA Academy, dove parlo praticamente tutto il giorno, e devo dire che a fine giornata, praticamente avendolo ripassato solo mezza volta al centro labbra, un pelo, ma veramente avevano tenuto molto. Quindi, cari e care, anche per quanto riguarda Wave Makeup vi ho detto la mia opinione. Vi ricordo che appunto qui sotto vi lascio un promo code nel caso vi interessasse qualcosa di questo brand, avete anche il loro sito, e come sempre fatemi sapere qui sotto con un commentino quale brand vi piacerebbe vedere nella prossima One Brand Challenge, e ci vediamo su Instagram con questo look. Venite a mettermi queste emoji se venite da YouTube. Grazie mille cari e cari, e alla prossima. Bye!